Ciao amiche di Filo, oggi vi propongo il tutorial per realizzare questo copri contenitore. In questo caso ho coperto una pirofila. Durante quest'estate io ho avuto modo, guardate che bello, all'interno mettiamo le pietanze. Vi spiego subito perché è un progetto che vi consiglio tantissimo ed è veramente facile da fare. Allora, questo copri pirofila, vedete, è praticissimo da mettere. E io durante quest'estate li ho sperimentati e devo dire che li ho amati da subito. Cioè, preparavo delle cose, anche l'insalata di riso, o i peperoni arrosto, insomma, ne avanzavano e li potevo riporre sostanzialmente comodamente nel frigo senza cambiare contenitore. E questo è stato un grosso vantaggio. Poi lo stesso contenitore, togliendo semplicemente questo, lo potevo mettere in tavola. Quindi è veramente molto molto pratico e sto continuando ad utilizzarlo anche in questa stagione perché per esempio io ho questi contenitori che possono andare sia nel microonde ma addirittura nel forno, quindi sono delle vere e proprie pirofile e quindi trovo comodissimo coprirle per poi, quindi fino a che le pietanze non finiscono sostanzialmente. Ecco qui, le copro in questo modo. Poi durante l'estate è comodo perché io metto questo copri contenitore e metto le pietanze per esempio all'esterno oppure per evitare che gli insetti vadano al di sopra e posso sostanzialmente quindi coprire in maniera molto molto carina perché vi garantisco che poi in base al tessuto che scegliete è veramente molto molto carino. Poi c'è un aspetto fondamentale che praticamente ho ridotto drasticamente, in realtà l'ho quasi annullato, l'uso delle pellicole, quelle trasparenti, che come sapete benissimo fanno male alla salute e soprattutto fanno male all'ambiente. Quindi con questo progetto veramente vi dico che questa problematica delle pellicole che utilizziamo per la casa si risolve e poi possiamo utilizzare dei ritagli di tessuto per coprire i nostri contenitori. Bene, io l'ho fatto un po' per tutti i contenitori. Oggi vi mostrerò come farlo per questo che ha questa forma particolare, in modo tale che poi potete farlo per tutti gli altri. Però io l'ho fatto per esempio per questi piatti, queste insalatiere, diciamo così, per altri contenitori che ho in casa. Insomma, ne ho fatte veramente tante. E come vi ripeto, oggi vi faccio vedere il procedimento che è facilissimo e che vale per tutte le forme, diciamo, dei vostri contenitori. Poi in questo tutorial vediamo anche come utilizzare questo piedino che è un piedino bordatore, cioè quello che riesce a realizzare questo bordino qua. Guardate com'è ben rifinito. Ovviamente potete fare lo stesso bordino con un classico, cioè girando il tessuto, però approfitto per farvi vedere per chi ha questo piedino, che peraltro non costa neppure tanto, come utilizzarlo. Ed inoltre vi insegnerò, o comunque vi mostrerò, perché giustamente lo sa fare anche meglio di me, vi mostrerò come attaccare un elastico. Cioè, in altri termini, vedete come si presenta all'interno? C'è questo elastico attaccato in questo modo e questo bordino. Questa stessa tecnica la possiamo utilizzare per coprire dei barattoli, per esempio delle marmellate o di altri contenitori che vogliamo abbellire che sono in vista nella nostra casa. Bene, finite tutte queste premesse, io direi che possiamo iniziare con il tutorial. L'occorrente sarà semplicemente il tessuto, le dimensioni dipendono dal contenitore che dobbiamo, sostanzialmente coprire. E adesso vediamo come si prendono poi queste misure in base al vostro contenitore e poi abbiamo bisogno dell'elastico. Io ho questo che è abbastanza alto, sarà alto 1 cm, ma anche se lo prendete più basso, va bene. Ovviamente deve essere della lunghezza della circonferenza dell'oggetto che dobbiamo coprire, che vogliamo, diciamo, coprire, sì. Un'altra cosa importante, comprate gli elastici di qualità, quindi andate nei negozi specializzati, nelle mercerie, tanto il costo non è, diciamo, proibitivo, è insomma di pochi centesimi al metro. Prendeteli di qualità perché questi nel tempo rimangono con la loro elasticità. Se invece prendete quelli estremamente commerciali, risparmiate qualche soldino, però perdono subito di elasticità e quindi non li possiamo più utilizzare. E poi
Nel tutorial vi faccio vedere come utilizzare questo pedino, però se non lo avete lo potete fare lo stesso e vi mostro poi come fare. Allora, come prima cosa prendiamo il nostro contenitore, il tessuto che può essere un avanzo anche, lo dobbiamo sovrapporre in questo modo. Cosa importante, deve rimanere su tutti i lati almeno 5 cm. Aiutatevi con il metro da sarta, quindi andate a posizionarlo in modo tale, ecco qui siamo proprio a 5. Vediamo se su questo lato stiamo a 5, sì, anche qui siamo a 5 e qui ne avanza di più. Quindi l'ho posizionato per bene. Adesso con l'aiuto di una matita, che poi durante il lavaggio andrà via, andiamo a tracciare questo contorno. Così, semplicemente. Ora, ovviamente lo laviamo perché abbiamo passato la matita attorno al contenitore. Andiamo sostanzialmente con l'aiuto del nostro metro ad effettuare questa operazione, cioè a prendere 5 cm su tutti i lati. Facciamo, ci spostiamo di pochi centimetri, ecco, e tracciamo. Mi sono messa forse troppo vicina, però avete capito. Ecco qua, tracciate questa linea, vi spostate di un pochino e tracciate. Ecco, vi mettete in modo tale, ve lo mostro, vedete, ho tracciato questo e questo. Queste sono distanti 5 centimetri, quindi è molto semplice. Con un po' di pazienza, ma richiede pochi secondi, vi fate tutto il giro, cioè tutto questo attorno, vi andate a tracciare sostanzialmente questi segni tutti quanti a 5 centimetri. Ora, una volta che avete fatto questo, cioè, quindi fatevi tutti i segni tutto attorno. Bene, amiche, io con un po' di pazienza ho tracciato tutte queste linee, ok? A 5 centimetri. Ovviamente adesso più le mettete ravvicinate, più siete facilitati nel vostro aia. Siete facilitati nel vostro lavoro. Ora, io non le vado a raccordare. Se qualcuna di voi vuole provare anche a raccordare queste linee per avere una. Però non è neppure necessario perché con le forbici basta puntare i segni ed ecco che non è. Allora, è ovvio che dovete cercare di fare una linea continua, ma è facile, ci vuole più a dirlo che a farlo. Adesso andate semplicemente a ritagliare e ritagliate in questo modo. Allora, se non le avete raccordate, voi l'importante è che andate a puntare il segno successivo e così via. Quindi andate a ritagliare tutto questo su queste linee che avete tracciato. Ecco qua, amiche, io ho ritagliato, vedete, si vede il segno del contenitore e questi 5 centimetri. Bene, ora se voi non avete questo piedino, potete girare il tessuto per pochissimo. Diciamo per pochi millimetri e poi lo girate di nuovo, casomai aiutate con il ferro da stiro e poi andate a fare la cucitura. Oppure potete fare un punto a zig zag tutto attorno e poi rigirarlo semplicemente senza girarlo per 2 volte. Oggi invece vi faccio vedere come si utilizza questo pietrino proprio per realizzare, guardate, questo bordino che si vede poi, ecco qui sul finito, guardate che carino questo bordino. Quindi bando a tutte queste chiacchiere e vediamo subito come si fa. Allora, prendiamo la nostra macchina da cucire. Questo piedino si monta su tutte le macchine da cucire, peraltro è anche un piedino che trovate a dei prezzi molto molto bassi. Ok, io prendo il piedino, lo posiziono e abbasso semplicemente la leva ed ecco qui che è pronto. Allora, io per effettuare questa cucitura imposto un punto dritto con una lunghezza media, farò una lunghezza di 3 sulla mia macchina e poi vado, lo inserisco semplicemente al di sotto, vedete, del piedino e faccio, lasciate un po' di filo, vedete, un po' di filo così e andate a fare qualche punto. Ecco. Una volta che avete fatto questo, togliete. Adesso cercate di inserire all'interno di questo canaletto, ecco, girando, vedete come sto girando il tessuto io. Sto semplicemente piegando in questo modo il tessuto. Riabbasso. Non vi preoccupate perché il piedino, cioè, si tirerà dietro. Prendete il filo dietro, tiratelo delicatamente, ok?
Ed ecco qui che il vostro iniziamo a fare il bordo. Adesso, una volta che è partito, quindi questo serve per far partire, a questo punto andare e andrà tutto tranquillamente. Ecco, sta facendo già il bordino e vi garantisco che è perfetto, poi ve lo faccio vedere. Quindi continuate così fino alla fine di tutto il giro, ok? Accompagnate un pochino il tessuto di sotto e andate. Vi fermate, siccome nel mio caso non è una curva regolare perché è un'ellisse, andiamo sostanzialmente, ecco, lo prendiamo e poi lui lo sostanzialmente lo utilizza per fare. Ecco, facciamo così, ecco qui, e poi vi mostro il risultato. Allora, amiche, io sono quasi arrivata al punto di partenza senza, diciamo, timori. Vedete, qui c'era il filo perché da qui siamo partiti. Continuiamo tranquillamente fino ad arrivare a questo punto. Da questo punto il piedino non prende più il tessuto ed ecco che la cucitura è terminata. Stacchiamo delicatamente in questo modo, tagliamo il filo ed ecco qui il risultato, amiche. Io direi che è una finitura veramente veramente interessante. Quindi questo piedino, se vi capita, io vi consiglio, ma lo, come vi ripeto, potete prendere anche quelli commerciali, perché questo mio è uno di quelli che ho pagato veramente poco, però sono contenta del risultato. Va bene? Una volta che abbiamo fatto questo, amiche, andiamo a posizionare l'elastico per fare appunto questa arricciatura qui. Bene? E vi mostro come fare. Allora, prepariamo l'elastico e torniamo alla macchina da cucire. Allora, come prima cosa sganciamo semplicemente questo piedino e andiamo ad agganciare il piedino normale che utilizziamo per le cuciture. Perfetto, ecco qui, andiamo ad agganciare. Rimettiamo il filo così, perfetto. E adesso andiamo a prendere il nostro tessuto e ci posizioniamo. Io lo faccio a qualche centimetro, ecco, a metà fra il bordo e dove c'è il segno con la matita che si vede perfettamente. Quindi ci mettiamo a metà, ovviamente non deve essere estremamente preciso perché poi con la riccia e con la cosa andrà tutto bene. Possiamo partire da un qualsiasi punto. Ecco, io partirò da questo punto qui, posiziono il mio elastico, abbasso il piedino. Amiche, io adesso seleziono come punto un punto a zig zag della lunghezza di 3. Quindi anche in questo caso faccio uno zig zag medio. Come prima cosa fisso l'elastico, quindi faccio qualche punto avanti e indietro. Ok, una volta che io ho fissato l'elastico, devo lavorare con molta delicatezza e in particolare devo prendere, ecco, non so se sì, ok, devo afferrare il tessuto dietro e l'elastico in avanti. Devo tirare questo elastico, ok, senza tirarlo troppo, tiratelo piano piano. Però tirate anche un pochino il tessuto senza anche in questo caso eccedere, cioè cercando di accompagnarlo e fate questa operazione in modo che proceda con l'elastico teso, ok? Vi dovete solamente un po' esercitare, ma è facilissimo. Quindi fate in questo modo, cioè andate a fissare l'elastico teso cercando di mantenere questa distanza. Quindi fate questo lentamente, ma qui. Procedete in questo modo per tutta la lunghezza. Allora, quando arrivo al punto di partenza, non vi preoccupate, arrivate quasi fin, ecco, non si vede perché nel frattempo si è arricciato. Arrivate al punto di partenza, ovviamente rifate qualche punto per fissare, togliete la vostra, ecco qui. Solo a questo punto, vedete, non vi preoccupate se non raggiunge proprio la stessa posizione, andiamo a tagliare l'elastico. Ecco qua, ecco amiche, questo è il risultato. Questo è il risultato. Riprendiamo la nostra pirofila ed ecco qua un bellissimo copri pirofila. Ecco qui l'elastico come l'abbiamo attaccato. Bene, basta lavarlo e poi lo possiamo utilizzare per le nostre preparazioni, anche per il Natale. Possiamo farle tutte belle precise per il Natale. Va bene, amiche, io l'idea l'ho data, vi ho fatto vedere come le realizzo io. Voi lasciate nei commenti quello
le vostre idee, se vi è piaciuta, se le avete realizzate. Se volete pubblicare le vostre creazioni, lo potete fare sulla mia pagina Facebook, Sweet Susy Cucito Creativo. E io vi abbraccio e vi invito a vedere il prossimo tutorial. Ciao amiche, un bacio.